la Mistrodassi un primo tempo, se vogliamo, alla pari con la Torre, occasioni per entrare le squadre, una ripresa un po' più in affanno anche dopo il gol della Torre, c'è stata qualche occasione, però anche con i cambi non si è riuscita a dare quella marcia in più. Sì, l'hai letta bene, primo tempo equilibrato, ci sono state un paio di opportunità per entrambe le squadre. Era una partita che sarebbe decisa su un episodio, qual è stato, però poi la Torre si è legittimata, secondo me, con un altro paio di opportunità. Noi non siamo stati in grado di cambiare marcia, nonostante i cambi, quindi insomma, onore alla Torre, se giusto, meritato. Cosa sta succedendo al Latte Dolce nell'ultimo periodo? Sta succedendo che sicuramente dobbiamo fare qualcosa in più tutti per portare a casa risultati che ci aspettiamo, nonostante il lavoro che portiamo avanti quotidianamente. Quindi questo è un momento un po' particolare dove non stiamo ovviamente raccogliendo, non stiamo raccogliendo punti, però insomma i ragazzi stanno lavorando in maniera professionale con la giusta attenzione. La domenica non riusciamo poi a tradurre ciò che è il lavoro quotidiano, quindi insomma c'è da stare compatti, da lavorare di più, c'è solo questo come ricetta, rimanere sereni perché questo è fondamentale, equilibrati e insomma cercare di invertire questo momento, questo trend che non è sicuramente positivo. Guardavamo adesso la classifica, sono 10 punti di distacco della Turris che ha vinto oggi. Noi adesso dobbiamo guardare partita per partita come abbiamo sempre fatto, come dicevo mesi fa quando eravamo primi, quindi insomma dobbiamo cercare di, ripeto come ho detto prima, invertire il trend e cercare di giocarcela veramente anche con un pizzico di spensieratezza in più. E non guardare ovviamente ciò che è lassù, la Turris è costruita. Era proprio questo il senso della domanda, nel senso per una squadra che comunque ha una struttura importante, 10 punti sì. Dalla prima posizione sono forse troppi, in questo momento però l'aspetto mentale, volevo chiedergli da ritrovare, e la spesa in altezza. Dobbiamo veramente trovare quel pizzico di spesa in altezza e di andare a giocarci le partite con coraggio, con personalità, senza avere paura, perché quando hai paura le puoi legare e le perdi. Ecco, secondo lei c'è stata un po' di paura? Quello no, perché hai fatto un primo tempo comunque di sostanza, dove eravamo veramente molto attenti su tutte le cose che avevamo preparato. Il secondo tempo è bastato 10 minuti che la Torre si è spinto un po' di più e lì abbiamo perso un po' le misure, le distanze e ci siamo disuniti. E questo non deve accadere. Una squadra come la nostra, che ha anche esperienza, non deve accadere, quindi insomma. Sotto questo aspetto cercheremo di migliorarci insieme ai ragazzi. Mi sarà voluto di esperienza, quando sono anche attento a una parità come quella di oggi. È indubbio che sono due giocatori molto molto importanti, ma è inutile che stiamo lì a recriminare sulle assenze perché non ha senso. Anche perché chi ha giocato ha fatto bene, ha fatto molto bene. È solo un discorso di testa o c'è anche un piccolo calo fisico? No, fisicamente, calo fisico a gennaio di cosa stiamo parlando? Allora, fisicamente la squadra sta bene, su questo non ci sono dubbi. Ragazzi, l'80%, 90% delle situazioni che si vengono a creare sono a livello mentale, psicologico. Calcio c'è poco da inventare o roba del genere. Stiamo parlando di qualcosa dentro la nostra testa che deve cambiare, assolutamente. Però infine un episodio anche un po' particolare perché lei paradossalmente è stato migliore in campo della Latte Dolce, poi sul gol poteva fare qualcosa in più effettivamente. Sono situazioni che se non si sbaglia difficilmente si fa gol o viceversa, quindi sono episodi, essendo stato bravo in altre occasioni, nell'occasione poteva fare sicuramente meglio. Al di là della faccia che si vede che non è molto felice, però anche dal punto di vista del. Si riparte da oggi come un insegnamento oppure? No, è normale che non siamo contenti, non siamo felici io per primo, perché vogliamo dare risposte, prima di tutto a noi stessi, vogliamo dare risposte anche alla società che ci mette nelle condizioni di lavorare al meglio possibile.
questo è un percorso che stiamo facendo insieme alla società, ci sono momenti positivi, ne abbiamo attraversato parecchi in questo anno e mezzo passato insieme, da quando sono arrivato io. Non è facile mai ripetersi, noi proveremo a farlo in tutte le maniere, abbiamo tutte le carte per farlo perché abbiamo giocatori importanti, ragazzi giovani che hanno voglia, che hanno fame, però non posso essere contento, non posso essere felice, è normale che dentro di me c'è un po' di amarezza, ma chi mi conosce sa che allo stesso tempo c'è molta voglia di ripartire con ancora più determinazione, con un po' più di voglia di fare ancora di più, e questo è una sfida importante perché è un periodo delicato che stiamo attraversando. Insieme ai ragazzi e alla società faremo in modo di dare quel qualcosa in più.